Che cosa abbiamo visto? L'uomo e la bestia. Ti è piaciuto? Tantissimissimissimo. Che cosa ti è piaciuto? Tutto. Le canzoni, i colori, gli effetti speciali proprio bellissimi. E poi lei è bellissima. E l'amore che poi dopo si amano ed è bellissimo. Ma quindi una persona che già ha visto, no, il cartone animato ne rimane deluso o conviene andarlo a vedere? No, conviene andarlo a vedere, vabbè, molto fedele. Sì, però... è quasi identico, sì. Tranne in alcune parti, vabbè, i testi delle canzoni cambiano, tranne quella là super famosissima finale, diciamo. Vabbè, quella sì. E poi però la cosa bella è che fa un focus su alcune cose che nel cartone non ci sono, tipo, beh, magari è inutile dirlo perché magari poi facciamo dello spoiler. Qual è stata la scena che ti piaceva di più? Ma a me sinceramente mi ha colpito lo sguardo della bestia. Come si trasforma con le dolcezze comunque che avvengono durante il film, no? Da parte di Belle, quelle piccole attenzioni, fa capire molto. Perché e mi piace proprio cattivo. Sì, lui è veramente cattivo, cioè sembra davvero cattivo, un mostro, sì. E poi invece appena, diciamo, qualcuno, Belle in questo caso, gli dà dolcezza, i suoi occhi, e quindi c'è, cioè, con tutto che rimane sempre un mostro, ma non è più brutto, i suoi occhi sono più dolci. Cioè, quindi basta che cambiano gli occhi, cambia tutto, ed è una cosa ma proprio bella. E poi sì, mi ha colpito tantissimi colori. Per me i colori sono stati, sembrava di vedere un cartone animato, però era un film. Cioè, quindi pensa che color corre, cioè mo parlando proprio tecnicamente, no, cioè gli che faccio, cioè la color correction che hanno fatto per questo film è qualcosa di impressionante. Cioè, ma i colori da quadro mi sembravano quasi. La scena bellissima proprio quando per la prima volta si vedono i suoi occhi più dolci. Quando te l'ho detto, ho detto guarda che occhi dolci, sì. E poi quando ballano, la quando ballano la prima volta è stupendo. È proprio bella davvero. Credimi, mi sentivo emozionato. Anche... mi trattenevo quasi le lacrime, sì, a un certo punto, perché mi è piaciuto quando allora hanno mangiato tutte e due nello stesso sì, modo. Sì, mano, esatto. Quella è pure ricca di senso, perché quella lei scena. Lei l'ha fatto sentire meno bestia. Sì, esatto. Però lui non ha mangiato così come esatto. La prima volta, ma hanno bevuto così. Quindi sì, a metà tra. Esatto, e quindi lascia proprio un bellissimo messaggio. No, ma a dire il vero è una metafora totale dall'inizio alla fine. Anche per esempio il personaggio di Gaston. Davvero esistono persone così? Cioè, sul serio, ovviamente sono tutti amplificati all'ennesima potenza, così come la bestia, però è una metafora, in un certo senso è una metafora di vita. Bello, bello, bellissimo. Poi sinceramente come personaggio mi piaceva anche molto la caffettiera. Sì, no, perché sì, la classica mamma innamorata del la figlio tegliera. La tegliera, sì, sì, la tegliera, quella del tè. Sì, sì, sì. È proprio bello quando dice, per esempio, dice al bambino sei speciale. Io sei... mi sentivo il figlio. Sì, esatto. Cioè, è proprio bello, 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 bello. A te qual è stata la scena? Quella del ballo mi è piaciuta tantissimo. Sì. Poi mi piace quando lui la porta avanti la libreria, che lei vede tutti quei libri. Anche quello è bello. E come ci rimane, capito? Perché magari non se l'aspettava che lui fosse una persona così istruita. È troppo bello. Eppure è bellissimo quando lui dice a Bella, dice devi andare. Devi andare. E si percepisce tutta la sofferenza e l'amore, sì, e l'amore che ha la bestia per quella ragazza. Sì. E... perché talmente che la ama, la lascia andare, però si soffre tantissimo per questa cosa, perché pensa che non la rivedrà più. Noto qualche piccola somiglianza in qualche cosa, sì, piccola. Piccola. Se non fosse per il fatto che la in effetti ci stanno molte somiglianze. Sei un po' bestiolina. No, quindi diamo un voto. Voto 10.000. No, un voto da 1 a 10. 10. 10. 10. 10. 10 che cosa vuol dire? Che è bellissimissimo. Allora, per me è bellissimo. Io tra l'altro per me te l'ho detto, il mio cartone animato preferito è La Bella e la Bestia, cioè, quindi però non voglio essere troppo di parte. Però cioè veramente cioè per me è bellissimo. È curato in ogni dettaglio. Ma anche le musiche, i personaggi, i suoni fatti in un determinato modo, le voci, che bellissime. Bello, ma anche poi i personaggi, cioè fatti poi anche quando si trasformano è... guarda, ma 10, cioè si parte con un primo video che si dà 10. Ma poi sarà difficile. No, io direi 9.
Io sì, direi un 9, perché comunque è un qualcosa che già abbiamo visto, cioè alla fine hanno fatto un ottimo lavoro, però su un qualcosa che già esiste. Ok, allora 9. E invece sai, tipo, non lo so, un film che totalmente visto, nuovo totalmente che ti sconvolge nuovo. Proprio l'esistenza, certo, ce ne esistono di film va del bene. Genere. Quindi 9. Concordi con 9? Concordo. Benissimo. Vai. Ci vediamo alla prossima. Ciao.